E botta e risposta tra il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro e il Galter Locride. Quest'ultimo non ci sta ad essere definito assistenzialista. Reddito di cittadinanza sospeso a 14.000 persone in Calabria. La denuncia della CGIL: il governo sta sbagliando tutto. Palazzo Alvaro approva una serie di variazioni, attenzione alla viabilità e plaude alla buona riuscita del Festival dell'Aria. Sanità, ennesima denuncia pubblica del Comitato Civico, l'ospedale di Locri verso il collasso, tutti i reparti scoperti e da gennaio sarà dura pure raggiungere Polistena. Sequestrati 5 panetti di cocaina presso lo svincolo autostradale A2 di Palermo Marina, occultati in appositi intercapedini di un autocarro. Conclusa a Bovalino la 2 giorni del Bovalino Music and Dance Festival, musica ed enogastronomia. Hanno attirato centinaia di persone all'evento organizzato dalla Proloco cittadina. Benvenuti in l'informazione di Telemia. Dopo le dichiarazioni del procuratore Gratteri, che riferendosi ai GAL dichiara non ancora capito a cosa servono, si infiamma la polemica. Il GAL Terre Locride, con una lettera, invita Gratteri a visitarlo. In un colpo solo colpisce 3 enti Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, consorzi di bonifica, i GAL e gli operai forestali. Si infiamma così la partita relativa alla riforma dei consorzi di bonifica a 24 ore dal Consiglio regionale che ne discuterà la riforma. Gratteri, qualche giorno fa, entra in gambe tese sulla questione dicendo: ho sempre conosciuto i consorzi di bonifica, particolarmente quelli della fascia Ionio-Regina, che non hanno fatto nulla o quasi nulla. Gestiscono soldi pubblici, i soldi della gente che paga le tasse e che vuole vedere risultati, che è la stessa cosa dei GAL, che non ho ancora capito a cosa serve. Cosa fanno concretamente per i territori? Dobbiamo finirla con questa storia dell'assistenzialismo e prendere posizione. Fin qui è storia. La querela però non si placa, perché il GAL Terre Locridei si dice disorientato dalle parole del procuratore capo e scrive una lettera affermando di aver sempre apprezzato il lavoro del capo della procura di Catanzaro e quindi si comprenderà il loro disorientamento. Il GAL, scrivono nella lettera, a differenza di quanto affermato da Gratteri, non è un ente pubblico che usufruisce delle rimesse dirette e automatiche dei fondi statali o regionali, ma è una cooperativa di amministrazioni locali, imprenditori, associazioni e persone, il cui scopo è quello di pianificare lo sviluppo locale. Il GAL, scrivono, le risorse economiche se le va a cercare proponendo progetti ed iniziative tutti insieme. Nella lettera si richiamano poi i rapporti di cooperazione internazionale, i numerosi progetti e i bandi a quali partecipa il GAL, che sostiene la crescita di oltre 150 aziende nell'area di pertinenza. Dopo aver poi richiamato l'attenzione sui progetti in corso e le tante iniziative in itinere, la lettera si conclude con l'invito al dottor Gratteri a visitare la sede del GAL Terre Locridee. Uno come lei, caro procuratore, non potrà trascurare l'invito a venire a vedere quel che il nostro GAL fa. Per come ci ha insegnato, non potrà ignorare l'invito alla conoscenza. Uno come lei non può permettere che i baluardi, seppur barcollanti, ogni tanto bisogna pur comprenderli, crollino facendo macerie di tutto. L'aspettiamo. Una donna di 48 anni è stata gravemente ferita con 6 coltellate all'addome dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Cinquefrondi. Secondo quanto appreso, l'aggressore avrebbe colpito l'ex compagna per motivi passionali, poiché aveva iniziato un nuovo legame con un altro uomo. Sequestrati 5 panetti di cocaina con l'ausilio di unità cinofila presso lo svincolo autostradale A2 di Falerna Marina Catanzaro, stipati ed abilmente occultati in apposite intercapedini di un autocarro servizio di Giuseppe Mazzaferro. I finanzieri della compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme hanno eseguito un mirato controllo economico del territorio nelle zone di maggiore attrazione turistica e sulle principali vie di comunicazione. Tra gli autoveicoli in transito sulle arterie stradali della zona, i militari hanno individuato e fermato un autocarro che procedeva con un'andatura anomala presso lo svincolo autostradale A2 di Falerna Marina. Nel controllo, il nervosismo della persona fermata non è sfuggito alle fiamme gialle, che hanno approfondito il controllo mediante una perquisizione accurata del mezzo, eseguita con l'ausilio del cane antidroga Jerry Lee, il quale, dopo una minuziosa ispezione del mezzo, ha segnalato al proprio conduttore la plausibile presenza di
di sostanze stupefacenti. L'accurata ricerca effettuata successivamente dai finanzieri, in corrispondenza dei punti in cui il cane antidroga si era soffermato, ha consentito di scoprire, stipati ed abilmente occultati in apposite intercapedini, 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di 5.773 kg. All'esito delle operazioni, i finanzieri Lametini hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente rinvenuta e l'autocarro con il quale veniva trasportata. Il conducente è stato quindi tratto in arresto ed associato nella casa circondariale di Catanzaro. Due cittadini del Kirghizistan sono stati sottoposti a fermo da personale della squadra mobile di Crotone con l'accusa di essere gli scafisti dello sbarco di 39 migranti avvenuto nel porto della città calabrese all'alba dello scorso 31 di luglio. I presunti scafisti erano a bordo dell'imbarcazione a vela soccorsa al largo nella notte precedente da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Crotone. Da subito l'attenzione degli investigatori si è concentrata sugli unici due soggetti kirghizi che avevano con sé passaporti e alcune somme di denaro. Sono più di 14.000 i percettori del reddito di cittadinanza in Calabria che hanno avuto sospeso il sostegno economico. I beneficiari che si vedono venire meno la misura sono complessivamente circa 45.000 tenendo conto della composizione dei nuclei familiari. Lo scrive in un post sul suo profilo Facebook il segretario generale della CGIL Calabria Angelo Sposato, componente della direttiva nazionale del sindacato. Si tratta di famiglie sotto il livello di povertà, aggiunge Sposato, che stanno vivendo un dramma sociale senza alcuna prospettiva di lavoro e sostegno al reddito. Adesso vediamo un pezzo della 60 News, l'ultimo, che è andato in onda proprio con ospite Angelo Sposato, con temi come sanità, lavoro e infrastrutture. Noi non sappiamo cosa vuole fare questo governo. Questo governo in questo momento ha tolto il reddito di cittadinanza, dice no al salario minimo, dice no alla calmierazione dei prezzi perché in questo momento sono aumentate le tariffe di luce, gas, di carburanti. La Banca Centrale Europea ha alzato anche oggi i tassi di interesse, l'inflazione galoppa, il potere d'acquisto dei salari non diminuisce e questo governo non fa nulla, parla solo di autonomia differenziata e parla solo di ponte sullo stretto, con tutto il rispetto. Noi abbiamo la Limina che chiude, direttore. Dobbiamo vedere come tenerla aperta e il problema di Salvini è mettere la prima pietra sul ponte sullo stretto. Cioè io dico ben venga tutto quello che è possibile in futuro, ma in questo momento, tra l'altro, sul ponte sullo stretto noi abbiamo una posizione netta, perché abbiamo detto prima serve tutto il resto, prima di parlare di una cosa del genere, è quel tutto il resto che manca. Noi rischiamo di fare un ponte sullo stretto sospeso sul niente, perché non ci arriveremo mai. Come vanno i lavoratori, i cittadini che vivono sulla piana di Girotauro o a Mammola o in altre parti della Calabria ad arrivare sul ponte sullo stretto con una 106 che non c'è, con una Limina che chiude? Cioè, ecco perché dico è una questione di priorità e in questo momento questo governo non ha proprio nessuna idea su quelle che sono le priorità del paese. In questo momento serve legiferare una norma che dia la possibilità alla contrattazione collettiva di rafforzarsi soprattutto nella parte più bassa dei livelli salariali e quindi introdurre una legge per cui si dice che i contratti collettivi nazionali non possono andare oltre la soglia del salario minimo al ribasso è uno strumento di garanzia che evita da una parte quella nascita di sindacati gialli che vanno a firmare contratti al ribasso. Dall'altra, soprattutto nel sud e nel mezzogiorno, io ho avuto modo di dirlo anche nella nostra assemblea generale svoltasi qualche giorno fa a Roma, noi abbiamo necessità come il pane in questo momento di avere il salario minimo al sud, perché una legge nazionale ci potrebbe dare anche come al sindacato uno strumento in più, anche come deterrente per le aziende a fare sfruttamento, lavoro nero, ad abusare, perché diciamoci la verità, nel sud già è difficile far applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro, lo sfruttamento, il caporalato c'è perché molte aziende non applicano i contratti collettivi di lavoro e non li vogliono applicare. Lì bisogna intervenire per legge, è quella la legge che dà un aiuto e dà uno strumento per evitare questo sfruttamento e questo lavoro nero. Parlano di tutto tranne che dei problemi del paese, come dicevo prima, hanno tolto il reddito di cittadinanza, non vogliono introdurre il salario minimo,
non parlano di aumentare le pensioni e i, diciamo, e i salari delle persone. Cioè, come vive questo paese? Le bollette continuano ad aumentare, luce, gas, mutui, è tutto in aumento, carburanti in aumento, non fanno nulla per cambiare i prezzi. Cioè, che deve succedere nel paese per proclamare lo sciopero generale? Noi domani discuteremo su come andare avanti, faremo una grande manifestazione il 7 di ottobre dove chiameremo tutto il mondo delle associazioni e tutto il paese che vive in sofferenza in questo momento, e ci proietteremo per l'autunno anche verso lo sciopero generale, perché il paese, c'è una parte del paese, la parte maggioritaria del paese, che non ce la fa più nemmeno ad arrivare alla seconda settimana del mese, e quindi noi abbiamo il dovere sia in Calabria che nel paese di dare le risposte in questo momento alle persone che vivono con sofferenza. Io non so come non si indignano gli elettori di questo governo rispetto a un anno che è passato e non è stato fatto nulla fino ad ora. Ecco, io credo che da questo punto di vista credo che ci voglia un po' di indignazione da parte di tutti. Noi lo stiamo facendo da mesi, noi come sindacato e come CGIL abbiamo fatto 3 manifestazioni, l'ultima l'abbiamo fatta il 24 di giugno a livello nazionale sul diritto della salute, in Calabria ne stiamo facendo più di una, abbiamo fatto anche delle proposte oltre a fare dei momenti di lotta e continueremo a farlo anche in Calabria. Se non arrivano proposte, noi andremo in piazza, porteremo in piazza la Vertenza Calabria, così come nel paese faremo diventare queste questioni vertenze nazionali, e se non ci saranno le risposte del governo arriveremo in autunno a un grande sciopero generale del paese. In Consiglio metropolitano è richiesta però lo stato d'emergenza per i danni prodotti dagli incendi e dalla siccità, riferisce Anna Maria Emplatini. Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato una serie di variazioni di bilancio funzionali per l'attività dell'ente e relative ai settori di edilizia pubblica, scolastica, viabilità e sport. Ma soprattutto dall'aula di Palazzo Alvaro è stata posta particolare attenzione al tema della viabilità. Peraltro la città metropolitana è presente con il consigliere delegato Domenico Mantegna alla riunione dei sindaci della Locride per affrontare le problematiche relative all'imminente chiusura della galleria della Limina tra Rosarno e Marina di Gioiosa Ionica. Ma rimanendo in tema, il sindaco facente funzioni, Versace, ha invitato i consiglieri ad intervenire su tutti i livelli istituzionali, evidenziando soprattutto che sui 3 miliardi di euro destinati da ANAS alla Calabria, solo 300.000 sono stati assegnati all'intero territorio metropolitano e per lo svincolo di palizzi sulla statale 106. Dunque da Palazzo Alvaro anche una mozione presentata dal consigliere delegato all'agricoltura Giuseppe Giordano per richiedere alla Regione Calabria lo stato di calamità naturale e dunque attivare tutte le procedure di sollievo economico alle imprese colpite dai danni degli incendi e dall'eccesso termico. In merito è stata espressa anche grande vicinanza alle comunità del territorio gravemente colpite nei giorni scorsi da questi numerosi incendi, provocando per esempio nel comune di Cardeto anche la morte di un uomo. La riunione del consiglio è stata anche l'occasione per esprimere pubblicamente un resoconto del Festival dell'Aria promosso dall'ente, che ha registrato la presenza a Reggio Calabria delle frecce tricolore con lo spettacolo acrobatico al quale hanno assistito circa 100.000 spettatori nell'area del lungomare monumentale Italo Falcomatà. Il sindaco Versace e il consigliere delegato allo sport Giovanni Latella hanno sottolineato la proficua sinergia riscontrata con l'Ario Club dello Stretto di Reggio Calabria, con il suo presidente Rino Sculco, così da garantire spettacolo e meraviglia. Ed ora la questione della chiusura della Ionio Tirreno. A questo riguardo interviene il consigliere regionale Giacomo Crinò. Senta consigliere, un suo parere anche su quello che sta succedendo, lei riguarda più la sanità, però comunque rappresenta il territorio per quanto riguarda la Ionio Tirreno. Cosa si sente di dire innanzitutto a supporto anche dei sindaci che stanno partendo per questa battaglia? Ma con i sindaci abbiamo inteso dall'inizio avviare un percorso assolutamente comune, perché di fronte a battaglie del genere bisogna che chi ha delle responsabilità stia dalla stessa parte, al di là di posizioni che possono essere veramente estemporanee, possono avere anche, me lo consenta, un connotato di populismo, che di fronte a una cosa del genere non devono assolutamente trovare spazio. Quindi, come dire, io mi sono sentito di dire ad ANAS che probabilmente questa cosa ce l'avrebbe dovuta dire
molto prima, quindi un difetto di programmazione da parte di ANAS c'è stato. Ad ogni modo c'è un impegno della regione che insieme ai sindaci, tra l'altro noi il 2 parteciperemo ad un'assemblea dei sindaci delle Locride, c'è stato l'altro giorno un sopralluogo, non c'è alcun dubbio che i lavori siano necessari e che quindi si debbano fare, e per un certo verso dovremmo esserne tutti contenti, perché comunque la galleria è insomma assolutamente importante che venga percorsa in totale sicurezza, però non c'è altrettanto dubbio di come dobbiamo trovare il modo di mitigare il danno, un danno che obiettivamente ci sarà, ma dobbiamo trovare il modo di mitigarlo e quindi tutelare i pendolari, gli studenti, ma tutelare anche abbiamo il problema anche della sanità, no, della sanità, perché sappiamo tutti questi grandi interscambi che avvengono giornalmente, magari anche di notte, tra Polistena e Locri. Sappiamo tutti che non sarà sempre agosto, ma sarà anche gennaio, febbraio, e le strade provinciali sono delle strade, quelle che sono individuate come alternative al tunnel della Limina, sono delle strade che spesso sono soggette ad eventi atmosferici particolari, per cui dobbiamo mettere in campo tutta una serie di misure che mitigheranno il danno, e da questo punto di vista siamo certi, perché abbiamo già delle interlocuzioni che ci consentono di poterlo dire, che questo verrà fatto. Dopodiché dobbiamo pretendere da ANAS che si lavorerà H24, che si manterrà il cronoprogramma e che si possa chiudere quanto prima una vicenda sulla quale certamente bisogna concentrarsi al massimo e prestare la massima attenzione, ma lo si deve fare, almeno dal mio punto di vista, con un pragmatismo, lo si deve fare anche con realismo e con un senso anche di raziocinio che non ci faccia scivolare su dei sensazionalismi o su delle battute che possono solo che creare confusione all'interno delle nostre comunità. Si intensifica con il periodo estivo l'azione della Polizia Metropolitana per il contrasto al bracconaggio e per l'attività a tutela della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. Ciò anche nel solco di una lunga tradizione che vede storicamente la Polizia Provinciale, ora Polizia Metropolitana, diretta dal comandante Francesco Macheda, che con il proprio personale è impegnata in compiti relativi alla vigilanza venatoria, alla gestione dei volontari, al controllo delle attrezzature faunistiche pubbliche e private, alla tutela della specie di animali selvatici e alla collaborazione con i centri regionali di recupero fauna selvatica. In questo contesto, sempre complesso e purtroppo ancora attuale, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, il supporto dei veterinari e dei volontari, la Polizia Metropolitana di Reggio Calabria ha effettuato con il proprio personale, come anche avviene di sovente, il trasporto e il ricovero presso il centro regionale di recupero fauna selvatica di Catanzaro di un esemplare di cicogna presumibilmente ferito da colpi di carabina da parte di sconsiderati durante il passaggio sulle coste reggine. Ed ora parliamo di ospedali. L'ospedale di Locri, ennesima denuncia pubblica del Comitato Civico, ospedale verso il collasso, tutti i reparti scoperti. Il Comitato Difendiamo l'Ospedale di Locri, che da anni si batte per la reale salvaguardia dei servizi erogati nel nosocomio di Via Verga, ricorre a questa metafora per evidenziare il persistere della continua spoliazione di servizi e funzioni di quello che da quasi 20 anni è l'unico ospedale di un comprensorio di circa 140.000 abitanti. La Presidente Bruna Filippone e gli altri attivisti infatti osservano in un comunicato stampa che si sono alternati commissari e direttori generali, ma l'opera lenta e inesorabile di smantellamento del nostro ospedale continua senza sosta. Mai, come in questo periodo, si è arrivati a non garantire i livelli minimi di assistenza. La carenza di personale è il problema principale che fa sì che presso la nostra struttura ormai siano davvero pochi servizi erogati. È solo il prologo di un lungo elenco di servizi che non vengono più erogati. La cardiologia, si legge nella nota del comitato, non effettua più visite esterne. Per eseguire un holter cardiaco bisogna rivolgersi al privato e il servizio di impianto pacemaker è sospeso. La radiologia ha solo 2 unità, di cui una è il primario e l'altra è in prestito da Polistena, motivo per cui se bisogna eseguire esami con mezzo di contrasto e non c'è il medico, si viene mandata a Polistena. Liste di attesa per eseguire una mammografia lunghe proprio per carenza di personale, nessuna trasparenza sui tempi medi necessari per avere una prestazione, nonostante ci sia una legge che imponga alle aziende sanitarie di pubblicare sul sito aziendale dette informazioni.
Dalla nota del comitato si apprende inoltre che l'unità di dermatologia è chiusa e che il reparto di ginecologia non effettua visite ambulatoriali esterne. Non va meglio in pediatria, visto che gli attivisti del comitato scrivono che anche qui tre medici, di cui uno è il primario, e una cooperativa per fornire i medici a gettone non sempre sono in grado di coprire i turni. E in gastroenterologia sono rimasti un medico che fa esami e un altro che fa solo visite, si possono effettuare solo colonoscopie e gastroscopie, non è scritto nella nota in quanto il macchinario che era in prestito adesso è in riparazione. E se in urologia sono rimasti solo tre medici, di cui uno andrà a gennaio in pensione, quindi a breve sarà difficile gestire perfino l'ordinario, al comitato non rimane che chiedersi cosa si può fare presso il nostro ospedale, e questo è il punto di domanda. Il personale sanitario, scrivono, è allo stremo, sottoposto a turni di lavoro massacranti, con il rischio di essere anche aggrediti fisicamente, come accaduto di recente al pronto soccorso. Ci chiediamo cosa c'è dietro questa continua opera di smantellamento e di chiusura di servizi. Ovviamente dal prossimo gennaio andrà peggio, visto che adesso i trasferimenti sia per Polistena che per Reggio hanno un tempo ragionevole, che poi sarà raddoppiato nel momento della chiusura della strada di grande comunicazione della Limina. In tutto questo assistiamo al dirottamento di fondi destinati al nostro ospedale verso altre strutture. Ci sentiamo figli di un Dio minore, abbandonati dalle istituzioni che davanti a questo scempio fanno finta di non vedere, e concludono: chi dovrebbe agire per modificare l'ordine delle cose non fa nulla. Sospensione per 9 mesi dall'esercizio dell'attività professionale a carico di un medico, Pasquale Fausto Politano, di 69 anni, residente a Bianco, per avere prescritto certificazioni mediche con cui attestava false patologie ad una insegnante. Politano è accusato di truffa e falsità ideologica. Le false attestazioni hanno consentito all'insegnante, 67enne, anche lei calabrese residente a Bova Marina, di giustificare le assenze dalla scuola di Olgiate Comasco, in cui era stata assunta a tempo determinato. Medici cubani in arrivo in Calabria, il secondo contingente, in 121 saranno ospitati all'Unical. Leggiamo la nota: il secondo contingente di medici cubani destinato al rafforzamento del personale sanitario negli ospedali della regione troverà ospitalità nel campus dell'Università della Calabria. L'Ateneo metterà a disposizione la residenza Socrates, struttura dotata di servizi alberghieri ed alcuni alloggi destinati agli studenti fuori sede, lasciati liberi con l'interruzione estiva delle attività didattiche. Una mattinata di paura per gli operatori della Musaba di Mammola a causa di un incendio ravvisato fortunatamente da un visitatore. Servizio di Anna Maria Emplati. Con un comunicato stampa, la segreteria del Parco Museo Musaba di Mammola ha voluto ringraziare i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri, i forestali che hanno lavorato ininterrottamente per mettere in sicurezza il parco. Così ha reso noto anche uno spiacevole evento. Purtroppo si è trattato di un incendio e i titolari ne sono venuti a conoscenza grazie ad un visitatore che appunto ha reso noto che all'entrata lato Fiumara, Nebla, vi fosse un piccolo incendio. Con il vento lo stesso si stava ingrandendo, così è stato necessario allertare i vigili del fuoco di Siderno e i carabinieri di Mammola, chiedendo appunto un urgente intervento. Gli stessi sono arrivati subito sul posto, ma purtroppo una parte dell'incendio correva verso la collina dove è posto il Musaba, allargandosi sempre più. Dopo vari interventi e giunte le ore 15, l'incendio e il pericolo sembravano rientrati, per cui gli stessi intervenuti si sono allontanati dal posto, ma dopo un paio d'ore la titolare Ische si accorgeva di nuovo di una grossa fiamma lato promontorio Musaba, allertando nuovamente i vigili del fuoco, che sono tornati insieme alla protezione civile e ai forestali e hanno continuato a lavorare fino alle 21, spegnendo definitivamente l'ormai diventato un grosso incendio. Per questo motivo il Musaba Parco Museo Laboratorio Santa Barbara ha tenuto a ringraziare quanti ancora una volta hanno dimostrato come quest'area sia un vero e proprio patrimonio per tutta la vallata del Torbido. Le strade ora calabrianas ripristinata, la circolazione lungo la SS 177 di Longobucco in provincia
di Cosenza, Nicodemo Barillaro. L'ANAS, società del polo infrastrutture del gruppo FS Italiane, ha riaperto al transito il tratto compreso dal chilometro 0 al chilometro 6,500 della strada statale 177 direzione di Longobucco in provincia di Cosenza, chiuso nello scorso maggio dopo il crollo del viadotto Ortiano per verifiche a seguito delle forti piogge abbattutesi sul territorio. Gli approfondimenti tecnici operati da ANAS e dai professionisti incaricati hanno fatto emergere la necessità di avviare in via di urgenza una serie di interventi di prima fase, oggi ultimati, che consentono la riapertura al traffico del tratto, sia pure con alcune limitazioni, velocizzando così i collegamenti per Longobucco. Altri interventi di seconda fase proseguiranno su altre parti d'opera per innalzare i livelli di sicurezza dell'infrastruttura con un finanziamento di 9 milioni messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in parte utilizzato per gli interventi già eseguiti. In attesa del completamento degli interventi sarà necessario dunque limitare la circolazione veicolare in base alle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile regionale. Chiara Vallarte 2023. Il direttore artistico Nicola De Luca esprime soddisfazione per l'affluenza registrata nei primi giorni di apertura della mostra. Dopo l'inaugurazione ufficiale, la mostra delle opere in concorso per il Premio Nazionale di Arte Contemporanea Chiaravalle Arte è ora aperta e visitabile tutti i giorni dalle ore 18 alle 23 nei locali del Liceo Scientifico di Piazza Calvario. L'evento, che celebra l'arte contemporanea e i giovani talenti, ha già attirato un gran numero di visitatori, confermando il successo della sua seconda edizione. Il direttore artistico Nicola De Luca ha espresso grande soddisfazione per l'affluenza che si sta già riscontrando, indice del buon lavoro preparatorio e organizzativo che ha coinvolto i curatori, l'amministrazione comunale e la Consulta della Cultura. Sì, abbiamo organizzato un po' con lo stesso, più o meno lo stesso programma dell'anno scorso, però con artisti nuovi, con artisti diversi. Quest'anno abbiamo allargato un pochino quelle che sono le regioni italiane, abbiamo artisti della Toscana, dell'Emilia Romagna, della Lombardia e così via, oltre naturalmente artisti della Calabria, della Sicilia, della Basilicata. I curatori sono sempre il critico d'arte Maurizio Vitiello, lo scrittore, saggista, gallerista Vincenzo Lepera, più la professoressa critico d'arte e storica, professoressa dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Lara Caccia. Dopo un periodo di commissariamento rinasce la Proloco a Pazzano, riferisce Ugo Franco. E dopo un breve commissariamento la Proloco di Pazzano si rinnova. Ecco, c'è stata la volontà dell'amministrazione comunale per riprendere questo sodalizio che è molto importante per Pazzano, sodalizio tenuto da tempo e condotto, portato avanti egregiamente da Renzo Campanella. Noi è da 7 anni che già lavoriamo in questo settore. Abbiamo un'associazione che dal 2017 è stata fondata e noi ci occupiamo di tutte quelle attività che possono valorizzare il nostro paese. Così vorremmo fare con la Proloco. Dopo tanti anni che la Proloco non esiste più a Pazzano, vogliamo ricominciare e quindi portare il nostro paese, ma non soltanto il nostro paese, la vallata dello Stilaro tutta, ai fasti che merita, perché abbiamo delle cose meravigliose. Oltre ai paesaggi abbiamo tanta cultura che dobbiamo far conoscere a quelli che vorranno venire a visitarci. A battezzare questo nuovo sodalizio il presidente dell'EPRI, Ieraci. Solo con una Proloco veramente attiva questi territori possono rivivere, perché penso che sia solo la Proloco l'unica e la vera madre delle associazioni, per cui già il nome la dice tutta Proloco. Guardi, l'EPLI è nata nel 2021 e non le dico quello che sta facendo, ma non solo per questa valle bellissima, come dice lei, la valle dello Stivale, dello Stivaro,
ma è tutta la Calabria, e c'è un qualcosa di fenomenale. Siamo ricchi, abbiamo un territorio, io dico che è il più bello del mondo, però purtroppo siamo a queste condizioni. Noi veniamo da una realtà che le Proloco comunque sono state sempre sole, abbandonate a se stesse. Finalmente c'è stata una legge, che è la legge regionale, ma fino adesso non abbiamo avuto altro che impegni, burocrazia a quintali. E sai perché solo questa burocrazia? Solo per mantenere una sola Proloco nel comune. Le Proloco devono inviare i bilanci consuntivi, devono far vedere tutti loro, le loro situazioni interne, per cosa? Per mantenere una sola Proloco nel territorio. Ma magari che ci fossero tante Proloco. Ma c'è poca gente che fa volontariato, che vuole fare volontariato, ma che si mettano 100.000 associazioni che possano promuovere i nostri territori. Ma io me lo auguro, guardi, con tutto il cuore. E si snellisca un pochino la burocrazia. Lei per questo sta facendo, sta cercando di fare, di snellire questa burocrazia che è ferraginosa, che ci attanaglia. Guardi, ci prende tutto il tempo, perché le Proloco, il tempo, quel poco tempo che hanno, lo vorrebbero dedicare all'attività, al volontariato, non a sedersi dietro al computer e inviare documenti, documenti e documenti. Questo, come sto dicendo a lei, mi auguro che arrivi, perché alle orecchie di qualcuno che non sta facendo altro proprio in questo momento, ricevendo migliaia di telefonate al giorno, perché le Proloco non ne possono più di questa burocrazia, non ne possono più. Grazie che mi ha dato la possibilità, mi auguro che questo video lo vedano in tanti. Mi auguro che lo possano vedere in tanti, perché siamo stanchi. Noi vogliamo promuovere i nostri territori, che si snellisca, per cortesia. Anche il parlamentare calabrese Giacomo Crinò della Locride cura continuamente il suo territorio ed è sempre presente. Anche a Pazzano questa sera dopo essere stato presente alla conferenza stampa del Palio di Ribusa di Stilo. Vengo anch'io da un piccolo paese, mi rendo conto dell'utilità assolutamente fondamentale che i movimenti delle Proloco riescono a garantire ancora nei nostri territori, nei nostri paesi, si affiancano alle amministrazioni, portano avanti la promozione del nostro territorio. Io sono assolutamente disponibile alle nuove esigenze che tra l'altro anche in occasione di questa splendida serata che sta per avviare probabilmente saranno poste sul tavolo. Noi come dire, dobbiamo cercare di infittire al massimo i rapporti che vi devono essere tra il mondo del terzo settore, tra l'associazionismo, i vari livelli istituzionali, e io sono assolutamente, come dire, assolutamente disponibile perché questo rapporto si infittisca sempre di più. Speriamo prossimamente di vederti a Bivongi, un'occasione del mercato della Badia, perché è un mercato storico, anche Bivongi è la sua storia. Con grande piacere, confesso di ignorarlo perché non ci sono mai stato, ma se me lo dirai per tempo certamente confermerò la mia presenza, ma non per un fatto fine a se stesso, ma perché mi interessa conoscere il territorio, mi interessa conoscere le cose bellissime che questo territorio porta avanti, perché tra l'altro, per quello che dicevo prima, si possono creare dei meccanismi virtuosi per i quali portarli avanti, rafforzare queste splendide iniziative e fare in modo, insomma, di offrire anche nel periodo estivo, ma non solo nel periodo estivo, delle fonti di attrazione per i nostri turisti. Immagino che abbiamo scelto per il logo della Neo Proloco, sono immagini che veramente non avrebbero bisogno di spiegazione. Sono tre elementi presenti nel nostro territorio. La Proloco è l'ente subito dopo il comune. Noi però non ci dobbiamo dimenticare nemmeno di chi la Proloco l'ha portata per tanti anni, l'ha portata ad esempio per oltre 30 anni, e quindi io sto parlando del presidente, che io lo considero presidente, Renzo Campanella. Purtroppo adesso per problemi suoi di salute non ci può essere, però Pazzano deve lavorare perché tutto ciò, quello che si è fatto in passato, non venga perduto, perché una volta che rientra tutto nel contesto, diciamo, di Proloco cosa significa? Proloco significa qualcosa che aiuta la comunità e specialmente affianca il comune per poter fare delle attività di tutti i tipi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
È tutto pronto per la 19ª edizione della traversata dello Stretto, che è prevista per il 6 di agosto. Villa San Giovanni è pronta, sentiamo in che maniera Anna Maria Implateni. Tutto pronto a Villa San Giovanni per la 59ª edizione della Traversata dello Stretto, quindi il prossimo 6 agosto alla partenza di Capo Peloro, Torre Faro in Sicilia saranno presenti 82 atleti, 37 agonisti, 45 master. Si è svolta anche la presentazione. Il sindaco facente funzioni della città metropolitana, Carmelo Versace, e il consigliere delegato allo sport, Giovanni Latella, vi hanno preso parte insieme ai rappresentanti del comune di Villa San Giovanni con il sindaco Giusi Caminiti e l'assessore allo sport, Giuseppe Cotroneo. Sì, un evento istituzionalizzato ormai da qualche anno a questa parte, che riveste un'importanza non soltanto locale, ma riveste un'importanza nazionale, internazionale, non soltanto un evento sportivo, ma un evento anche culturale, se mi permettete, perché riesce a canalizzare quelle che sono le attenzioni di un intero meridione, fortemente voluto dalla città metropolitana e dal comune di Villa San Giovanni, quindi un'attenzione come al solito a quello che è il mondo dell'associazionismo. E come non ringraziare ovviamente gli organizzatori, il presidente, che al solito ci mettono tanta passione e tanto impegno affinché questo rivesta un appuntamento non più soltanto sportivo, ma che ha una ricaduta sociale, economica, sportiva a livello appunto nazionale. Nuotatori da tutto il mondo, e quest'anno per la prima volta anche l'amministrazione comunale di Messina entra nella Traversata dello Stretto, e insieme questa settimana è la settimana della Festa del Mare, che stiamo facendo insieme Comune di Villa San Giovanni e Comune di Messina, perché noi abbiamo quella continuità culturale che va al di là della continuità territoriale, quindi la Traversata delle Feluche, la Traversata a Nuoto dello Stretto, una serie di iniziative, l'adesione alla rete di Lepanto da parte dell'amministrazione comunale di Villa, la Blue Route che tocca Villa e toccherà Messina nei prossimi giorni. Questa è davvero la settimana della Festa dello Stretto. Sì, questa è diventata ormai è una garanzia di emozione, soprattutto a livello sportivo è l'evento per eccellenza dell'anno e anche dell'area dello Stretto. Quest'anno rispetto all'anno scorso siamo riusciti ad organizzare più eventi di contorno per riuscire a valorizzare l'aspetto turistico e anche l'identità del territorio, per esempio con le traversate amatoriali che hanno portato un incremento di turismo per la nostra città, e ancora non sono finite, ma adesso arriva l'evento per eccellenza. Siamo contentissimi di essere riusciti insieme a Mimmo Pellegrino, a Bruno Pecore, Alfredo Laganà, che sono diciamo i tre più in vista dell'organigramma della traversata, ma c'è un lavoro dietro da parte di tutti che noi ringraziamo, perché senza di loro noi non potremmo mai riuscire a organizzare un evento del genere. Siamo già al lavoro per la prossima edizione, che è quella del 60°, che deve sancire in tutto e per tutto l'identità che rispecchia la traversata, e quindi i ringraziamenti sono doverosi, e con tutti gli eventi che abbiamo già organizzato quest'anno vogliamo riuscire ad incrementarlo ancora di più per rendere ancora più viva e far rendere partecipe la città a questo evento, che ormai a tutti gli effetti il più importante della nostra città. Come città metropolitana abbiamo voluto sostenere questo grande evento, la presenza di tantissimi campioni di nuoto da fondo parteciperanno. Questa manifestazione è una manifestazione che ha anche il compito di promuovere questo bellissimo territorio, lo Stretto di Reggio e Messina. 3 chilometri si partirà da Ganzirri e si arriva a Villa San Giovanni in uno scenario mozzafiato. Questo binomio sport e promozione del territorio è qualcosa di importante, perché andiamo a descrivere, a portare le nostre bellezze in giro per il mondo. La frazione Prisdarello di Gioiosa Ionica per il 22esimo anno si accinge a festeggiare alla grande Sant'Antonio da Padova. Tutto è pronto per ospitare i fedeli e i visitatori nei giorni 4, 5 e 6 di agosto. Gli organizzatori hanno predisposto un programma molto interessante e accattivante all'insegna della gioventù. Come organizzatore di questa festa, prima di tutto voglio ringraziare tutti gli sponsor che hanno partecipato, tutti i commercianti della costa Gioiosa Ionica, Gioiosa Marina e tutti Siderno, Roccella.
per quello che hanno fatto per realizzare questo evento che si terrà 4, 5 e 6 agosto. E poi voglio ringraziare pure tutti i cittadini di questa contrada di Prisdarello, perché hanno partecipato tutti con l'impegno di far uscire un evento fantastico. Mi sento già di dire fantastico perché già vedo le cose come stanno andando. E voglio ringraziare due persone in particolare per quanto riguarda la pulizia per i fuochi d'artificio, che da anni che lo fanno loro, di tasca loro, hanno offerto da anni questa cosa, che è Rocco Malvisto e Giuseppe Malvisto. Hanno lavorato due giorni per fare la pulitura, per mettere a sicura la zona dove facciamo i fuochi. Poi voglio ringraziare pure i nostri emigrati degli Stati Uniti, che hanno partecipato con qualche piccolo contributo per la realizzazione della festa. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che mi stanno dando una mano d'aiuto nell'operare di questo evento, per quanto riguarda la gastronomia, per quanto riguarda il torneo di briscola che si terrà sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio poi ci sono pure le vignate per i bambini, per far divertire un po' i ragazzi. Voglio pure ricordarvi che venerdì abbiamo organizzato una sera, facciamo nella cucina che si trova qua nel piazzale e a Prisdarello, facciamo la capra. Come piatto è la pasta con il sugo della carne di capra, e in più c'è la carne nel piatto a parte, con del bombino e con del pane casereccio che facciamo noi. Siamo pronti per questa festa molto importante, vi aspettiamo in tanti, con più gente dall'anno precedente. Auguro una buona fortuna alle persone in cucina, a cucinare questa carne di capra col sugo, e vi aspettiamo in tanti imprenotati. Inoltre, questa festa si tratta di in onore di Sant'Antonio di Padova, una festa religiosa con cui ci sarà, sperando, tanta gente, e buona fortuna a tutti. Evviva Sant'Antonio! Il programma prevede che venerdì e sabato ci saranno le zeppole, mentre domenica sera ci sarà l'esibizione del cantante Angelo Famao, e appunto dopo l'esibizione ci sarà l'estrazione dei biglietti, e a fine serata potremo ammirare i fuochi d'artificio. Sono molto devota a Sant'Antonio, e quando arrivano ogni anno queste nove sere di novena, e in particolare le ultime tre sere di festa, vivo come ogni anno sempre quella grande emozione e gioia. Sono molto contento di abitare nella contrada di Prisdarello, e sono molto devoto a Sant'Antonio, e spero che uscirà una bellissima festa quest'anno. Siamo molto contenti, ragazzi e giovani, che ogni anno c'è sempre stata la festa di Sant'Antonio, che aspettavamo da tanto tempo. Per questa festa provo tante divertimento e gioia, e che portano il santo in processione, e che con gli altri ragazzi possiamo giocare insieme. Cerchiamo sempre di fare il meglio per la nostra comunità, che vi aspettiamo in numerosi in questa bellissima frazione, che stiamo dando anima e cuore da più di un mese. Grazie da parte mia e da parte di tutta la frazione. Evviva Sant'Antonio! Inaugurato ieri al convento dei Minimi, un'interessante mostra pittorica dell'artista originario di Roccella Ionica, Pino Tipaldo, nipote del compianto pittore Giuseppe Tipaldo. Pino Carella. Allora, in questa mostra io ho fatto tre quadri dedicati proprio esplicitamente a Roccella. Uno è questo, l'altro è la passeggiata, e gli altri sono dei bagnanti sotto l'ombrellone. Questo in modo particolare, io speravo, penso e vedrò dopo l'inaugurazione se è così, di colpire un pochettino il cuore di tutti i roccellesi, perché questo è un gioco che abbiamo fatto tutti, un po' tutti noi siamo passati da questa esperienza qua, e credo che ci sia rimasta nella mente, nella memoria. E in questo quadro, stilisticamente invece, si vedono delle linee futuriste. Si vede, come questo che richiama un pochettino
a dei personaggi futuristici. E poi mi è piaciuto invece lasciare praticamente mezza terra solo di cielo, perché il cielo è una cosa che quando andiamo al mare è predominante. E soprattutto mi piaceva parlare di ricordo, c'è non anche, nostalgia. C'è anche cielo terso nostalgia. Completamente, non c'è una nuvola. Esatto, ma no, senza nostalgia, senza nostalgia. E spero che dia gioia questo quadro qua, non nostalgia. In questa mostra ci sono, è un pochettino divisa a temi, in questa parete ci sono dei quadri che riguardano più problematiche sociali e politiche, come questo che invece riprende la tematica del centro commerciale, l'ho diviso a pezzettini proprio per rendere l'idea della produzione in serie, e questo invece che è ripreso o liberamente ispirato da una canzone di Fabrizio De André, che è di Genova, dove vivo io, che è Princesa, e gli ho messo a fianco il testo per si, essere più si intravede diretto. Un po' il travestito, giusto? C'è il travestito, il cliente, il pappone ovviamente. Questo quadro, ad esempio, nella mia ottica perlomeno, vedo un qualche cosa di felliniano e un qualche cosa di pasoliniano. Malgrado i colori che attraggono, che sono attraenti come il colore dei baracconi, le figure sono piuttosto tristi, sono piuttosto malinconiche, sono piuttosto non rispecchiano quello che dovrebbe essere l'attrazione del baraccone. E io questo contrasto, a me piace tante volte poterlo farlo, esprimerlo. Cioè il contrasto che c'era fra quello che era il futurismo e quello che era l'espressionismo. Tutte correnti degli anni 20-30. Come hai cominciato a dipingere? Da bambino. Penso come la maggior parte dei pittori. Disegnavo già nei banchi di scuola le immagini che c'erano sui libri di storia, sui libri di letteratura, li ricopiavo al posto di ascoltare la lezione. Come si è evoluta la tua arte? Beh, come si è evoluta? Anzitutto non so se definirla arte, perché non sta a me doverlo dire. Io dico pittura e non mi piace molto dire arte, perché ce ne sono già troppi di artisti in tutti i campi. Secondo me è un termine un pochettino inflazionato. Io dipingo praticamente da sempre, ogni volta per un motivo diverso. Io da piccolo con la famiglia sono emigrato in Francia, quando io avevo 3 anni parlavo solo calabrese, roccellese. No? Tu sei nato a Roccella Ionica? Sono nato a Roccella Ionica e sono trasferito in Francia quando avevo 3 anni. In Francia io cominciavo a subire già le prime emarginazioni, io ero l'italiano in un paese straniero, per cui ero maccheroni. Il termine che veniva usato in Francia per definire gli italiani era questo, e io ero fra questi, avevo pochi amici e diciamo che il disegno invece era apprezzato da tutti, dagli insegnanti. Ti ricordi cosa facevi? Cosa dipingevi? Sì. Assolutamente sì. Il primo disegno che mi ha dato soddisfazione, nel quale mi sono sorpreso di me stesso, era Sansone che tirava giù le colonne, preso da un libro di storia, ovviamente lo copiavo. Poi nel tempo, cosa posso dire, nell'adolescenza facevo delle cose che un pochettino particolare, siccome ero adolescente mi scoppiavano gli ormoni come a tutti gli adolescenti, prendevo le figure delle riviste, alle femminine, toglievo i vestiti e me le disegnavo così. C'è il nudo, insomma. Sì, me lo inventavo, mai visto, ma me lo inventavo. Io penso di prendere un pochettino da tante correnti storiche che ci sono state, un po' dal cubismo, un po' dal futurismo. Cerco anche qualcosa nell'espressionismo. E come la definisci la tua arte, la tua pittura? È un minestrone un pochettino strano. Diciamo che rispetto a quello che è stato lo sviluppo della storia dell'arte, io ho cercato di fare un passo indietro anziché avanti. Cioè, anziché spingere all'astrazione la figura, io ci tengo a rimanere collegato alla figura. Faccio anche uso della fotografia sui miei quadri, perché ci tengo a mantenere
legate una parte della mia espressione alla realtà. C'è un quadro a cui sei particolarmente affezionato che mi vorresti raccontare? Beh, c'è un quadro a cui sono particolarmente affezionato, ma preferirei che rimanesse nell'intimo della mia privacy, perché c'è una storia particolare dietro che preferisco tenere. Vogliamo dire quanto durerà la mostra e quando comincia? Dura 15 giorni, dall'1 al 15 agosto. Siamo al convento dei Minimi a Roccella Ionica. Esattamente. Conclusa a Bovolino la due giorni del Bovolino Music and Dance Festival. Musica ed enogastronomia hanno attirato centinaia di persone all'evento organizzato dalla Proloco cittadina. Giuseppe Mazzaferro. Si è conclusa la due giorni, 31 luglio e 1 agosto, in piazza Camillo Costanzo a Bovalino, l'evento Bovalino Music and Dance Festival. L'iniziativa fortemente voluta ed organizzata alla Proloco cittadina per valorizzare e rilanciare le eccellenze del territorio. Una due giorni dedicata alla musica tradizionale, ai piatti tipici, alla danza e al divertimento. Il 31 luglio c'è stato il concerto di Mimmo Cavallaro, con una grande partecipazione popolare. Siamo entusiasti di questo evento che abbiamo fatto con tanto sacrificio, però siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare, ovviamente con il supporto dell'amministrazione. Tutti gli ingredienti principali per un avvio, una continuazione di una bellissima estate a Bovalino, così come, e questo vale sia per chi vive Bovalino nel nostro paese 365 giorni all'anno, perché ci vive, ma anche chi è un turista o un bovalinese di ritorno che trascorre in questo periodo le proprie vacanze estive. Quindi da parte nostra, tutti insieme, col proseguo poi della festa patronale che sarà dal 3 fino al 6 agosto e poi di tutto il calendario nel quale ogni associazione, ogni cittadino bovolinese e ogni attività commerciale, imprenditori vari hanno dato un grande contributo, auguriamo una bellissima estate e delle buone vacanze. L'uno, la presentazione del libro di Alfredo Auspici, ideatore e conduttore del noto programma Chistisimo, che ha presentato il suo libro Scorci i cori. Scorci invece dal punto di vista della nostra lingua, scorci, bucce, non so come dite voi a Bovalino, quando lei sbuccia una mela. Nupezzu, però quando toglie la buccia non dice scorci. Uno scorcio, ecco, è quello pure. E sono dei, chiamiamoli residui che poi alla fine sono tante volte anche meglio del frutto stesso. Quindi dobbiamo aspettare tutta la serata per capire veramente. Sì, sono dei ricordi, delle cose che ti rimangono dentro e che a volte ti aggrappi ai tuoi ricordi, a tutto quello che ti è passato per la vita. Me ne hanno parlato e hanno parlato di anima. Sì, hanno parlato di anima, hanno fatto bene. È proprio quello che ti rimane, no? I ricordi della tua infanzia, i ricordi di tuo padre, i ricordi della tua regina. E poi, ieri la grande finale con la manifestazione dove si sono esibiti i Nostalgia 90, un'intera serata dedicata appunto alla musica e alla dance. Un gruppo apprezzato in tutta Italia che ha ripercorso un indimenticabile viaggio musicale negli anni 90 ai primi del 2000, un decennio che ha segnato la storia della musica e della cultura pop. In tutta Italia. Ancora.
Grande successo per la prima serata dell'iniziativa Vivi il tuo borgo, organizzata dall'amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Francesco Caiuso, che ha disposto la creazione di una zona pedonale destinata a tutti coloro che vorranno immergersi totalmente nelle bellezze del centro storico della cittadina. Davvero buona la prima per la chiusura del traffico in via Vincenzo Niutta con la cittadinanza e i numerosi turisti che hanno risposto favorevolmente all'iniziativa, che prevede la chiusura al traffico veicolare dalle 20.30 alle 24, dal 1 di agosto al 26 di agosto. Serate arricchite da iniziative culturali, artistiche, musicali e culinarie. Ed ora la lettura dei titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabrese, l'apertura che riserva Gazzetta del Sud, edizione di Reggio. Il 30% dell'acqua scompare a Reggio nei giorni in cui si verificano disservizi idrici. In vari quartieri emerge il dato shock sui furti e dispersione. L'unica autobotto operativa è messa a disposizione dalla casa circondariale. Tre notizie nel taglio alto, titoli sottotestata, una città in ansia, Regina, oggi udienza al TAR per riavere la B, qui i tifosi che sperano naturalmente alla riammissione della Regina in cadetteria. Reggio, ripartono i lavori per il ponte sul Calo Pinace, qui l'aria del cantiere infinito. E ancora Vibo Valencia, l'operazione Imperium, 'Ndrangheta infiltrata nel turismo, arresti e sequestri per 12 milioni di euro, sigilli al villaggio dei summit con la mafia. Palmi varia, un ritorno economico e d'immagine tutta da sfruttare. E poi Locride, il Galle a Gratteri, perché fa di tutto l'erba un fascio? La controffensiva, ancora droni su Mosca e sulle navi russe nel Mar Nero. La fotonotizia di centropagina, agricoltura e zootecnia in allarme nel Regino. Il supercaldo e la peste suina affliggono due importanti settori. Parliamo di PNRR, sulle coperture due verità, i progetti definanziati per 15,9 miliardi al centro della polemica, le rassicurazioni di Fitto. E poi reddito di cittadinanza, domani la ministra Calderone riferirà sulla transizione. Rincari è un incubo, benzinai, scattata l'operazione Trasparenza. Buffon dice basta, si ritira il numero uno, il portiere lascia il calcio giocato a 45 anni. Una carriera piena di trionfi, l'apice raggiunto col mondiale vinto dagli azzurri a Berlino. Lasciamo Gazzetta del Sud, ci occupiamo subito del quotidiano, vediamo subito il titolo per quanto riguarda la lotta al crimine. La Lombardia oggi è invasa dall''Ndrangheta imprenditrice. L'audizione del procuratore di Milano Marcello Viola in commissione antimafia, sono 25 le locali individuate, operano in collegamento con le cosche calabresi. E ancora Vibo, nuovo blitz colpito il patrimonio del clan Mancuso. Confartigianato, turismo, presenze in recupero, le aspettative trainano la domanda di lavoro. Via col vento, gli ingegneri che dettavano legge sulle pale eoliche di mezza Calabria. E ancora consorsi di bonifica, le associazioni chiedono un rinvio, la Lega annuncia che voterà la fiducia. Le varie province, cominciamo da Catanzaro, rimpasto e urbanistica, due pratiche spinose da chiudere. Reggio, incendi e siccità, richiesto lo stato d'emergenza. E poi Vibo, comune tra Limardo e Città Futura. Idilio infinito e Crotone. Parco, capocolonna, ecco il partenariato privato-pubblico. Per il calcio, Regina attesa per la decisione di oggi del TAR del Lazio, alla Lamezia, bilancio spariti 4 milioni. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti, restituiamo la linea alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni.
Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo TG, alla prossima edizione, grazie per l'ascolto. E botta e risposta tra il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro e il Galter Locride, quest'ultimo non ci sta ad essere definito assistenzialista. Reddito di cittadinanza sospeso a 14.000 persone in Calabria. La denuncia della CGIL, il governo sta sbagliando tutto. Palazzo Alvaro approva una serie di variazioni, attenziona alla viabilità e plaude alla buona riuscita del Festival dell'Aria. Sanità, ennesima denuncia pubblica del Comitato Civico, l'ospedale di Locri verso il collasso, tutti i reparti scoperti e da gennaio sarà dura pure raggiungere Polistena. Sequestrati 5 panetti di cocaina presso lo svincolo autostradale A2 di Palermo Marina, occultati in appositi intercapedini di un autocarro. Conclusa a Bovalino la due giorni del Bovalino Music and Dance Festival, musica ed enogastronomia. Hanno attirato centinaia di persone all'evento organizzato dalla Proloco Cittadina.